Quando sei stato catturato? Gennaio del 2015. Ci hanno attaccati, c'era un aereo che ci bombardava. Mi sono buttato nel fiume e mi hanno catturato i peshmerga curdi. Perché ti sei arruolato? Quelli dell'ISIS mi hanno detto che se andavo con loro ci saremmo liberati degli sciiti che nella mia zona davano fastidio a noi e alle nostre donne sunnite. Ma i video delle uccisioni, degli sgozzamenti, ti hanno spinto ad arruolarti? Sì, perché in quei video ho visto che nella regione di Ramadi gli sciiti hanno sterminato molte famiglie sunnite come la mia. Avresti preferito morire che essere catturato? Sì, avrei preferito morire. Perché? Per Allah unico e onnipotente. Che cosa c'è quando muori? Il paradiso con le vergini. Cosa pensi di quelli che sgozzano? Che se lo meritano, che meritano questa pena. E tu li hai visti i video dell'ISIS, quelli degli sgozzamenti, degli ostaggi bruciati vivi oppure affogati? Che cosa hai pensato quando li hai visti? Ripeto, hanno avuto ciò che meritano. E non pensi che una persona soffra in quel momento? Sì, può darsi, soprattutto quelli che hanno dei bambini. Che cosa deve fare una persona per meritare di essere sgozzata? Se è un miscredente e combatte l'Islam, questo è il suo destino. Che cosa pensi degli sciiti, degli yazidi, dei cristiani, di coloro che hanno altre religioni? Che cosa pensi? Gli sciiti vanno uccisi se non ritornano all'Islam. Gli yazidi o si convertono o anche loro devono morire. Quanto ai cristiani devono convertirsi oppure pagare la tassa all'Islam. E se non lo fanno, vanno uccisi anche loro. Ma tu vorresti un mondo fatto soltanto di persone che la pensano come te? Sì, vorrei che il mondo fosse tutto islamico. Che cosa pensi degli attentati terroristici che ci sono stati in Europa da parte dello Stato islamico? Che sono nostri fratelli che combattono i miscredenti per convertirli all'Islam. Ma sono padri, madri, bambini, persone innocenti che non hanno fatto niente? Anche loro uccidono vecchi, donne, bambini, bombardando con gli aerei. Che mestiere facevi prima di arruolarti nell'ISIS? Ero un operaio. E non ti bastava fare l'operaio? Guadagnavo troppo poco. L'ISIS quanto ti pagava? Mi pagava $300 al mese, il doppio di quanto prendevo da operaio. Che cosa pensi delle bambine schiave sessuali? Quelle bambine sono jawari, oggetto di godimento. Bisogna godere di loro finché non diventeranno musulmane. Ma anche se sono delle bambine, anche se hanno 9-10 anni? Ripeto, sono jawari. Vanno godute finché si convertono e le sposi. Ti manca la tua famiglia? Sì, molto. Che cosa vedi nel tuo futuro? Non lo so. Secondo te i curdi potrebbero fare uno scambio di prigionieri? Non lo so, non ne sono informato di questo. Secondo te l'ISIS arriverà a Roma? Sì. Come fai a esserne certo? Perché Allah ci ha promesso che arriveremo a Costantinopoli, in Russia e a Roma.